ho provato Luna Rossa, abbiamo visto Luna Rossa, è una roba pazzesca. Oh, dove vai? A casa. No, ti ricordi ti avevo detto mi devi un favore? Ma che favore? Questa qui la guido io adesso. Ah. Vai di là. Va bene. Te l'avevo detto. Sì, sì, no, non discuto. Migliore per staccare la rimoto, lo sto gioiellino qua da soli. Vieni a fare due pieghe qua e ti passa la paura. Per me la moto è un senso di libertà, no? Alla fine ognuno di noi, o perlomeno penso la maggior parte di noi, quando ha compiuto i 14 anni ha avuto la possibilità di avere il primo motorino, penso sia il primo momento di libertà nella vita di una persona, soprattutto di un maschio, perché siamo magari più legati al mondo dei motori. E quindi tutte le volte che posso mettermi un casco in testa mi isolo da tutto quello che c'è attorno a me, soprattutto dal telefono, perché non lo senti generalmente, quindi è un modo per isolarsi e per godersi un momento intimo con la moto, col paesaggio che ti circonda. A me piace tanto fare fuoristrada, quindi generalmente sono più in mezzo ai boschi o alle montagne piuttosto che sulle strade, però fare anche una bella panoramica come c'è magari qua con una moto, come la Ducati che abbiamo trovato in questi giorni, è qualcosa di emozionante, no? Soprattutto in un periodo dell'anno dove ci sono degli scorci, dei panorami, dei tramonti incredibili. Ed è un po', quando uno si mette un casco, un po' come andare in mare da solo, no? Perché alla fine sei da solo nell'elemento, sulla barca o su una moto, e quindi è un modo per ritrovare se stesso. E tant'è che generalmente io quando vado in barca da solo, vado in moto da solo, inizio a cantare come un cretino, perché è l'unico momento in cui puoi fare quello che vuoi, perché sei in un momento di intimità da solo, non hai nessuno intorno che ti giudica o ti guarda, quindi è un momento di svago totale per me. Hai capito in sirena? Che ferro di guida, pazzesca, non è una macchina questa, un'astronave, Audi RS6, mai portato a fare così, ha detto che ha 630 cavalli max di stare attento, adesso la proviamo, mamma mia che roba ragazzi, un'accelerazione pazzesca! Non è tanto questo che ti sciocca, ma è la stabilità. Oltre 2 tonnellate di macchina sta per terra da paura! Olè! Scoda dietro, trazione 4, ma prettamente posteriore. Veramente una cosa pazzesca! È una sorta di astronave con cui puoi atterrare alla COP per fare spesa con la moglie, oppure andare su una strada così e portare in giro il cane comodamente nel bagagliaio, ma può anche andare a un ritmo pazzesco come una sportiva, ma poi ma quanto romba, ma che rombo ha? Vuoto 4.000 a 2 turbine, perché una probabilmente non bastava, abituata alle moto, mamma mia, è una cosa incredibile, ma è anche il comfort che ti sciocca, mi ha detto Max, cerchi da 22, la spalla bassissima, eppure sulle buche copia da paura, l'ho detto tante volte da paura, ma è più o meno quello che... Ah, è una rally car da 2 tonnellate,
sono riusciti a fare questo è qualcosa di indescrivibile. 130 cavalli, ma ci giochi. È bravo il mio Max, hai capito il furbacchione come si diverte. A proposito, ma aveva scritto, adesso accostiamo, voglio capire che cosa aveva detto. Porto di qui, trovare un posto. Ah, eccolo qua, guarda, possiamo accostare tranquillamente qua. Sentiamo un po' cosa ci dice il sirena. Cosa ci dice Max? Riccardo, sai che c'è? Che la moto te la ridò dopo la coppa, me la porto a Barcellona. Una figata. Ciao. E adesso chi glielo spiega a Ducati?